Una laurea con lode in filosofia, poi l'esordio nel mondo del giornalismo, tra quotidiani ed emittenti locali della sua Sicilia. Dopo numerose esperienze, Maria Grazia Cutuli arriva al Corriere della Sera a metà degli anni 90 ed è lì che può esprimere in pieno la sua passione per la politica estera. È il 2001. Due giorni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, parte per l'Afghanistan per documentare e raccontare il regime dei talebani. Un'ansia di scoperte e di verità, ripagata con la morte, a soli 39 anni. Il 19 novembre, nel giorno del suo scoop sul deposito di gas Nervino nella base di Osama, pubblicato sul Corriere, Maria Grazia viene uccisa, a circa 40 km da Kabul, insieme a un inviato di El Mundo e a due corrispondenti dell'agenzia Reuters. In Afghanistan i due presunti autori dell'agguato sono stati subito processati e arrestati, ma in Italia, per intoppi burocratici, le udienze sono state continuamente rinviate a data da destinarsi. L'ultima un mese fa. E a 15 anni di distanza non c'è ancora nessun colpevole e nessun movente ufficiale.